Dal primo giorno in cui sono entrato in ospedale, una volta specializzato, ho avuto una carriera continuativa per 40 anni. E quindi ha versato tanti contributi. E di contributi ne ho versati proprio tanti. Il signor Michele ha curato orecchie e gola per oltre 45 anni e ha lasciato il lavoro quando ancora la pensione veniva tutta calcolata con il sistema retributivo. Nel momento in cui si è incominciato a parlare dell'idea di ricalcolare tutte le pensioni retributive con il metodo contributivo, mi è venuta la curiosità. Per fortuna si era conservato tutte le buste paga. Le ho portate al nostro commercialista, il quale è venuto da me dicendomi: lei deve essere felicissimo se le fanno il calcolo contributivo, in quanto la sua pensione aumenterà di almeno 500-600 euro. 500-600 euro sono tanti. Già, il retributivo a chi ha avuto una carriera lunga e continua potrebbe aver tolto qualcosa. In compenso, con molti altri, è stato parecchio generoso. Bevi pensionati iscritti ai fondi speciali. Ad esempio, un pilota andato in pensione a 60 anni nel 2010 titolare di una prestazione lorda mensile di 10.430 euro lordi, calcolati con il sistema retributivo. Qualora questo trattamento venisse ricomputato attraverso il sistema di calcolo contributivo, avrebbe un trattamento pari a 5.480 euro lordi, ossia il trattamento che adesso percepisce è più elevato di 4.950 euro.